Chi baceresti tra Laio, UGF e Anima? Anima, se stai guardando, sei la piccola stella che porto. Sono riflesso nella tua vita. Lungo fa tanto dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone sei la sola che colma perfettamente lo spazio che tra le dita. Guardati di bene, sei di meno, chi sarà più niente. Il cielo sta piangendo, ma nessuno sente. Come se ci stessimo aspettando da sempre. Ciao, io sono Crazy. E io sono Alice. E benvenuti nella Chi baceresti tra? Come sempre sono io a cominciare. Chi lo dice? No, chi lo dice? Che lo iniziare? Dico io. Come? Quindi inizio io. Allora, chi baceresti tra? Ah, proprio diretto, cioè sì. Allora, io oggi non vorrei finire come le scorse volte. Magari ci lasciamo. Mi sa che oggi mi sento che proprio, non lo so, oggi mi sento più geloso del solito. No, ma perché facciamo questa challenge? E a me io mi ingelosisco a sentire che tu baci altri maschi. Io mi piace. È la stessa cosa per okay, me. Ok, dai, allora, okay. Chi bacerei tra? Chi baceresti tra Giulia Delellis? Ulala! Giulia Delellis e Chiara Ferragni. Ulala! Allora, effettivamente, tiro, forse le bionde, occhi azzurri, sono le mie. Io le ho verdi, non le ho. Ma io sei perfetta così, amore. Ok, dunque, dicevo, tra Chiara Ferragni e Giulia Delellis, non mi puoi chiedere questo. Signore e signori, signori e signore, signori e Alice, Chiara Ferragni è la mia scelta. È così bella, ah, solare, bionda, occhi azzurri, la ragazza dei miei sogni. Poi dalla Eva. Dopo ovviamente la mia Alice. Ok, adesso tocca a me. Qua un attimo, ora andiamo un po' sul difficile, qua divento in difficoltà. Attenzione, attenzioni, io ti dico, chi baceresti tra Luca di Luca e Chiesa, quindi Luca Lattanzio si chiama, sì, e il cantante Ultimo? Dai, ma è una cosa scontatissima. Come scontato? Cioè, Ultimo, dai. No. Sei la piccola stella. No, scusate. E portami con te. Ovviamente scelgo Ultimo. Dai. Per me lo puoi dirigere sola questo programma qui, eh? Dove è tutto? No, sei fermatela. Portami con te. Fermatela. Ok, adesso schioccherò le dita e andrà tutto come prima. Puff! La magia nera è bellissima. Basta. Abbiamo chiuso quell'argomento. Ultimo, va bene. Allora, chi baceresti tra Ninna di Ninna e Matti e Dominic di D'Insieme? Per Dindirindina. Acci picchiolina. Qua mi metti in difficoltà. Due canali fantastici che portano tutte e due cose a coppie. Allora, non perché. Allora, sono tutte e due bellissime ragazze, carità. Forse Ninna si avvicina un po' più alla mia età, ma non farei mai questo sgarbo a Matiz, che comunque non lo conosco appieno, ma ogni tanto ci ho parlato così. Di conseguenza, ahimè, la mia scelta va Dominic, ma non perché la voglio, semplicemente perché non posso scegliere Ninna. Vabbè, andiamo avanti. Ma perché mi metti così in difficoltà? Vabbè, mi rifarò adesso. Rifarò io, perché adesso ti metterò veramente in serie difficoltà che mamma mia non saprei rispondere. Chi baceresti tra Sespo e Denis Dosio? Allora, Denis Dosio è bellissimo, ha proprio quegli addominali, però secondo me è troppo montato. Scusami, questi addominali non ti piacciono? Certo, amore. Pettorali, pettorale 1, pettorale 2, pettorale 1, pettorale 2. 1. Va bene, andiamo avanti. Ok, Sespo è anche bellissimo. Vabbè, che per te che non è bellissimo? Ma Crazy Mad è bellissimo. Cioè, dopo di te ci sono altri ragazzi bellissimi, però per primo ci sei tu, amore. Non mi convinci. No, andiamo avanti, fammi la domanda, dai, decidi. Aspetta, ma non ho detto. Non mi interessa la scelta. Scelgo Sespo. Ecco, dai, andiamo avanti. Sì, va bene, andiamo avanti. Va bene, sì. Possiamo andare avanti? Portami con te. Andiamo avanti, dai. Ok, allora, dopo che Crazy si è ripreso, chi baceresti tra Immorta e Katie di Luca e Katie?
up, Allora, Immorta è super stra, mega, atmosferica, bella, super, ultra, fantasmagorica, bella. Quindi ha una bellezza sovraumana. Mi piace, neanche tu puoi paragonarti a una bellezza così tale. Va bene. Ma a livello generale, perché per me sei una più bella. Però Immorta, cioè il rosso, che poi il rosso a me, capito? Il rosso è bellissimo. Quindi, però, Katie è una bellissima ragazza, ma Immorta è comunque Immorta, cioè nel senso, quindi la mia scelta va su, lasciamo stare, quindi la mia scelta va su che Immorta. Va bene. Che bella. Ok, bellissimo. C'era bisogno di darmi uno schiaffo? Sì. Ok. Ah, questo è molto 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 pesante. Adesso ti metterò seriamente in serie difficoltà. Preparati, perché sta per arrivare la super mega ultra atmosferica iper mega galattica bomba. Chi baceresti tra Lion VGF e Anima The Maids? Ok, me lo canta. Fammi parlare, cioè, ci sono gli effetti belli ultra mega belli, e quando Crazy finisce la cosa possiamo rifarla sta clip dicendo quando io dico anima fuoco. Ok, posso parlare? Rulli d'amori, chi sei? Allora, Lion è simpatico, è carino, è molto simpatico, è il mio youtuber, però anima è anima ed è anche single. Bene, ottimo. Anima, se stai guardando, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Anima, scelgo Anima. Che è single? È single, esatto, è single. Ma tu, amore, hai scelto Immorta, quindi hai detto che è di una bellezza sovrumana, quindi ci può stare. Se scelgo Anima. Però è single. Allora, io sono fidanzata. Va bene, senza dubbio, ne parleremo dopo con la mia vita, Alice. Ma io direi che questo episodio può terminare qua. Oggi non ci siamo litigati particolarmente, non lo so, però poi facciamo due chiacchierelle. Sì, poi facciamo due chiacchiere sulla questione Anima, che tu mi piace. Andiamo anche su Immorta, va bene. E poi facciamo due chiacchiere. Detto questo, il video può finire anche qua. Crazy, Alice. Vi salutano. E niente. Ciao. Però dovremmo trovare effettivamente un intro, quindi scrivete nei commenti un outro, una, scusate. Mia... mi fa prurito. E a me che mi importa. Vabbè, comunque scriveteci un outro da fare, tipo ciao e al prossimo video. Wow, che bella voce. Dai. Oddio, ma che voce è uscita? Vabbè, basta, siccome mi muove, la sto creando programma, perché... No, basta, non lo so. Run again, ciao! Abbiamo finito. È staccato? Sì. Sicuro? Sì. Ok. Ciao, non è staccato. Come fai a saperlo? Perché si sente il bottone del fan... Come fai a saperlo? Ti sei seduto sopra il mio cellulare. Come fai a saperlo, eh? Perché quando tu stacchi si sente il rumore che fa ti. Oltre il cicollo. E ti sei seduto sopra il mio telefono. Ciao. Abbiamo finito. Non è vero.